crescere o decrescere? That is the question. E penso che viviamo effettivamente nella religione della crescita e sembra impossibile uscire da questa cosa, anche se dovremmo sapere che la crescita è una piccolissima parentesi nella storia dell'umanità e che una crescita infinita è incompatibile con un pianeta finito e che è un'assurdità e che a tutti i costi dobbiamo uscire da questo incontamento della crescita per ritrovare il senso della misura, ritrovare i limiti, perché il pianeta è limitato e dobbiamo assolutamente, se non vogliamo distruggere la specie umana, ritrovare questo senso dei limiti. Una o due parole per descrivere la sua idea di futuro? Il futuro, se non cambiamo strada, il futuro sarà naturalmente il collasso, la barbarie. Se no, allora si può avere una società d'abbondanza frugale o di prosperità, ma senza crescita. Va bene, quindi la sua parola per il futuro è? Ritrovare il senso della misura. Benissimo, grazie.